Questo video è offerto da c'è stata una versione più cinica, un po' più fortunata rispetto al solito, però comunque una squadra che ha portato a casa tre punti fondamentali per andare a meno due dalla capolista. Fortunato non direi, perché comunque quando si realizza un due gol c'è sempre merito, qualche occasione sciupata, qualche ripartenza magari che poteva andare a buon fine. Sicuramente è stata una gara molto difficile, molto equilibrata. Il Melfi si è dimostrata una squadra che già si sapeva, no? Una squadra molto organizzata, una squadra difficile da affrontare, che sovente mette in difficoltà le avversarie. Infatti prima di oggi aveva perso soltanto tre volte. E quindi in merito ai ragazzi che hanno saputo sfoggiare una prestazione fatta di cuore, portare a casa tre punti importantissimi, perché non era facile giocare questa giornata di campionato, sembrava non finisse mai. È iniziata venerdì con l'anticipo Messina-Benevento e quindi non è facile giocare dopo, secondo me, quando sai già tutti i risultati, comunque c'è anche un po' di pressione. Diciamo che è iniziata bene e finita bene la 17ª giornata. Sì, è finita bene con questi tre punti che ci permettono di mantenere un po' a distanza le inseguitrici, di accorciare, diciamo, dove eravamo 15 giorni fa, due punti dalla Salernitana. Si parla molto di Lecce, appunto, Salernitana, Benevento, ma anche questo Foggia un po' si è rifatto sotto, e quindi oggi era importante tenere a distanza anche questa squadra. È importante per Blasone? No, il Blasone conta poco. Ho una squadra, perché per Blasone la Regina è una delle più forti, quindi è l'ultima in classifica. Il Foggia è una squadra organizzata, una squadra che gioca a calcio, è una squadra insidiosa, come lo sono tutte quelle che sono nella parte sinistra della classifica. È un campionato difficilissimo dove puoi perdere con chiunque. Il Barletta ha battuto la Salernitana, nessuno si aspettava una cosa del genere, così come il Martino che ha vinto a Lecce. Quindi per questo motivo la vittoria di oggi è una vittoria importantissima, perché ottenuta contro una squadra che, lo ripeto, non voglio essere ossessivo, che ha dimostrato in queste 16 gare di campionato di essere un osso duro per tutti. E ora si chiude a Lamezia con la Salernitana che gioca in casa col Messina. Che regalo possiamo fare ai tifosi per questo finale di 2014? Il regalo ai tifosi, io vorrei farlo a me stesso, perché sono il primo tifoso della Juve Stabia, quindi di continuare così e di affrontare partita come partita con la stessa determinazione che abbiamo affrontato queste prime 17.